Immagina di vincere la lotteria da un giorno all'altro e di trovarti a dover gestire una cifra multimilionaria. Divulgheresti immediatamente la notizia della tua vincita o preferiresti mantenere l'anonimato? La seconda opzione è spesso più saggia, dato che i vincitori di grandi somme tendono a subire un aumento dell'attenzione pubblica e dei rischi associati alla loro nuova ricchezza. Per proteggere la propria identità e sicurezza, un vincitore può decidere di affidare il ritiro del premio a una società fiduciaria. Questa scelta consente al vincitore di rimanere anonimo, riducendo il rischio di essere bersagliato da richieste di denaro, frodi o minacce. Inoltre, la società fiduciaria offre supporto nella gestione del patrimonio, fornendo consulenza su investimenti, pianificazione fiscale e altre necessità finanziarie. Celebrità e persone di alto profilo utilizzano servizi simili per acquistare beni di lusso in modo riservato, evitando l'attenzione indesiderata dei media. Questi sono solo due esempi che descrivono l'uso pratico delle fiduciarie, ma cosa si intende esattamente per società fiduciaria? La società fiduciaria è l'unica entità in Italia a gestire per conto altrui dei beni, secondo le disposizioni ricevute. Gli elementi chiave coinvolti sono il fiduciante, colui che trasferisce la titolarità dei beni, come proprietà immobiliari o partecipazioni societarie, la fiduciaria, l'entità che amministra i beni secondo un accordo fiduciario, il mandato fiduciario, ossia l'accordo legale che permette alla fiduciaria di amministrare beni o diritti in modo professionale, trasparente e riservato. Il principale vantaggio. Il principale beneficio di affidare i beni a una società fiduciaria è la riservatezza. Questo perché il proprietario originale, fiduciante, può trasferire la proprietà dei beni a un altro soggetto, sia gratuitamente che a pagamento, mantenendo comunque i beni registrati a nome della fiduciaria. Così facendo, il trasferimento avviene in totale discrezione. Per esempio, se un imprenditore vuole trasferire delle proprietà ai suoi figli senza rendere pubblico il trasferimento, può farlo tramite la società fiduciaria. In questo modo le proprietà sono tecnicamente di proprietà della società, anche se i beneficiari reali sono i suoi figli. Il principio cardine della riservatezza si concretizza tramite il segreto fiduciario, che grazie ad adeguate misure di sicurezza informatica, fisica e procedurale, protegge tutte le informazioni relative al fiduciante contro divulgazioni non autorizzate. Legalmente, il segreto fiduciario è sostenuto da normative che obbligano alla confidenzialità, come stabilito dal Codice Civile italiano e altre leggi pertinenti. Tuttavia, ci sono eccezioni che permettono la rottura di questo segreto, ad esempio su richiesta di autorità fiscali o giudiziarie durante indagini o procedimenti legali, ma solo entro i limiti strettamente necessari e autorizzati dalla legge. In Italia, le società fiduciarie sono regolate dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che garantisce totale segretezza mantenuta entro i limiti della legge. Un fiduciante che agisce in malafede potrebbe infatti usare la società fiduciaria per evitare di saldare i propri debiti. Pertanto è nell'interesse delle autorità o dei creditori scoprire chi si cela dietro per recuperare un credito insoddisfatto. In altri paesi le normative possono variare, rendendo più complesso per i creditori scoprire l'identità dei soggetti coinvolti. Tipologie di società fiduciarie. Le società fiduciarie si possono distinguere in società fiduciaria statica, che custodisce i beni senza prendere decisioni di gestione. Società fiduciaria dinamica, che assume un ruolo attivo nella gestione dei beni, operando nel migliore interesse del cliente. Immaginiamo, ad esempio, un imprenditore di nome Marco che vuole affidare parte del suo patrimonio a una società fiduciaria dinamica per ottimizzare i rendimenti, senza dedicare tempo alla gestione attiva. La fiduciaria analizza il portafoglio di Marco, effettua investimenti strategici e gestisce eventuali immobili, assicurando a Marco aggiornamenti regolari e consulenza strategica. In questo modo la società fiduciaria agisce non solo come custode dei beni di Marco, ma come un vero e proprio partner nella gestione attiva del suo patrimonio, fornendo servizi che vanno oltre la semplice conservazione e protezione dei beni. In conclusione, le società fiduciarie rappresentano una risorsa fondamentale per chi desidera gestire il proprio patrimonio in modo discreto e sicuro. Attraverso il mantenimento dell'anonimato e la protezione contro rischi legali e finanziari, queste società forniscono una soluzione robusta per individui e imprese che necessitano di riservatezza, privacy e competenza finanziaria. Tutto chiaro? Se questo video ti è piaciuto, segui il canale di Investiamo, lascia un like e scrivici un commento per fare domande o dirci la tua. Ah, e siamo anche su Instagram, seguici! Ci vediamo al prossimo video!